Benissimo, ora sì, ci colleghiamo con queste cose buone. Vediamo, vediamo. Il pasticcere Eustachio Sapone. Che sono queste cose gialle? Che sono? Vediamo delle ali gialle, gialle. Attenzione, attenzione che volano via queste colombe. Attenzione, con calma. Che c'è in questa colomba gialla, maestro Eustachio Sapone? E che c'è? Oggi stiamo cuocendo le colombe tradizionali, quindi quelle con l'arancio candito, dove sopra c'è la grassa di mandorle, con le mandorle intere. E a chi non piace questa tradizionale, preferisce quella un po' più moderna, le cremine, qualche altra, la cioccolata, che cosa succede? C'è l'alternativa? Come si suol dire, ce l'abbiamo per tutti i gusti, abbiamo una decina di gusti diversi di colombe, quindi diciamo passiamo dalla tradizionale al cioccolato, agrumi, mandarino, ce l'abbiamo veramente tantissime, quindi Eustachio, non ti ho fa fare la mai, scelta come si non suol abbiamo dire. mai presentato ai nostri amici, alle nostre amiche che ci seguono, l'assaggiatore, ma c'è un assaggiatore? O vi serve un assaggiatore? Che qui abbiamo una decina di persone in fila, vi serve un assaggiatore? Facciamo una selezione anche se qui dall'altra parte del telefono abbiamo purtroppo Nicola Carrier che ne consuma No, tante. Nicola non va bene perché fa parte della famiglia, lui c'ha nelle narici tutta la colomba e poi quando torna a casa respira la colomba, respira il dolce, ci vuole qualcuno dall'esterno. E queste cose colorate che sono? Questi cilindri, che sono? Questi cerchietti, che sono queste forme geometriche colorate? No, non è altro, è un piccolo soggettino, un piccolo cuffetto, una sorta di gatto a forma di uovo. E abbiamo con tutte colorate per fare, diciamo, la Pasqua. Sono gli Quindi ce ovetti. l'abbiamo un po' in più. Le uova, ecco. Perché la Pasqua non è solo le colombe. Le colombe sicuramente è il nostro pezzo forte, ma la Pasqua è anche il cioccolato. Infatti lui è uno dei nostri più validi collaboratori, che sta facendo le uova di Pasqua. Sì, ecco, in passato c'era l'usanza, l'abbiamo visto anche in qualche film, di inserire all'interno dell'ovetto un anellino, una gemma, un qualche cosa di prezioso da regalare al proprio consorte, alla propria compagna, al proprio compagno. Si usa ancora, lo si può fare questo, non si usa più. No, si usa è ancora uso e consuetudine, nel senso che comunque c'è questa usanza di regalare, di fare le uova, diciamo, l'uovo con una sorpresa personalizzata. E si Per inserisce. fortuna almeno queste tradizioni ci sono. C'è il caso in cui è stata inserita anche una dichiarazione d'amore, uno scritto, una pergamena all'interno? Sì, no, ce l'abbiamo di questi casi, insomma, succede spesso e volentieri. Insomma, abbiamo annunciato sia il sesso dei bambini, diciamo, nell'uovo c'era da regalare ai suoceri e ai genitori, c'era il biglietto con il sesso del nuovo nascituro, come abbiamo fatto delle uova con all'interno sempre un biglietto per dire, insomma, ai futuri a future testimoni, insomma, veniva annunciato che sarebbero diventati testimoni di questo matrimonio con l'uovo di Pasqua. Beh, con Ecco, il biglietto con scritto da testimone al mio matrimonio. bene, bene, quindi un po' di fantasia, queste belle idee che si sposano poi con l'arte pasticcera, in questo caso, della pasticceria, Sapone. Ecco, noi non vogliamo essere troppo invadenti, ma, queste uova, per esempio, che peso hanno? Sono No, queste che pesanti. sta facendo Nico adesso, mi sono tutte guardate da noi.
Quelli che sta facendo Nico sono da 250 grammi, ma le facciamo di più. È quello più grande fino a ora sfornato dalla pasticceria Sapone. Che grandezza ha? No, noi più del 5 kg non facciamo, 5 5 però no, più di 5 kg non lo facciamo. 5 kg. Due, insomma, perché comunque non abbiamo attrezzature industriali per poter fare delle uova così giganti. La lavorazione, come potete vedere, è praticamente completamente fatta a mano, insomma, non abbiamo la possibilità di avere macchinari per fare le uova in maniera automatica. Eustachio, ritorniamo alla colomba che penso sia il pezzo forte della produzione. Le novità di quest'anno. Dicevi Eustachio, ci vuoi aggiungere qualcosa a proposito delle colombe, le novità di quest'anno? C'è una nuova produzione, qualche nuova idea? Sì, ci sono queste nuove idee, non so se le avete viste già, visto che Nicola mi ha allontanato, mi tolgo una mascherina così si sente meglio, no? No, ma ti sentiamo bene, l'unico la mascherina, se vuoi la puoi anche Eustachio, se vuoi la puoi anche tenere la mascherina, si sente bene. Non mi ha dato queste cose, questi rigori per l'assetto della colomba, infatti in un momento di una randonella, dove all'interno, questa è per dire una tacca per la seta, e all'interno è contenuta la scatola della colomba, questo invece è uno zaino, anche qui porta colomba. La cosa curiosa di questi oggetti è che sono personalizzabili a piacimento, quindi diciamo dal sito potete scegliere se la stoffa deve essere bianca e rossa o Nera azzurra, vedete nera azzurra, si può avere nera azzurra? Non nera azzurra. ti piace? Ho visto che hai fatto una brutta espressione. E tu sei, come non ti... In questo periodo va il nero azzurro, Eustachio, e i colori bisogna cambiarli ogni tanto. Non può essere mica sempre bianco o nero. E quindi Eustachio, uno si porta la colomba all'interno dello zainetto, che cos'è, di questa borsa? Personalizzata. Personalizzato, ci puoi fare una frase, una scritta, cioè qualsiasi cosa, e diventa un oggetto molto particolare. Abbiamo fatto anche questa sacca invece per mettere l'uovo, qui dentro invece ci va l'uovo da 250 grammi. Un uovo Anche da due. questo è tutto. Sì, abbiamo fatto una colomba in questo periodo particolare, abbiamo cercato di aiutarci a vicenda, insomma, queste sinergie fra le aziende anche del territorio. Lo sai, fanno sempre piacere, anche perché solo con l'unione riusciamo a fare qualcosa in più, perché se noi guardiamo ognuno al nostro piccolo orticello, sicuramente, insomma, non andiamo più in là del nostro, insomma, sguardo. Con queste collaborazioni vi posso dire che, per dire, abbiamo avuto reazioni di zaini da un po' tutta Italia, queste sono arrivate dappertutto, perché magari Antonella, grazie, io grazie a Antonella ho avuto questo bellissimo zaino, e Antonella, insomma, grazie alla colomba è riuscita a far uscire il prodotto anche fuori, diciamo, le mura di Sì, appartamento. Ecco perché. Eustachio, un po' di pazienza, io darei la linea alla regia e ci ricolleghiamo con te fra pochi secondi perché voglio sentirti meglio come audio e vedere le immagini che abbiamo di repertorio, che abbiamo registrato, in maniera tale che diamo un contenuto più affidabile perché non vorrei che si fosse sentito male l'audio. Alla regia la linea.
Allora, Eustachio, dicevamo, ti voglio sentire con una voce ben più chiara, perché tra il nostro pubblico, pasticcere e sapone, ci sono tanti anziani, anche perché si collegano ogni giorno per seguire la Santa Messa dalla chiesa di San Domenico alle ore 18, dal lunedì al sabato, e poi viene trasmessa in altra fascia oraria e anche la domenica, se non ricordo male, alle 17. Ho ricevuto l'applauso. Eustachio, ci sei? Sì, Ah. ti stavo ascoltando, stavo apprendendo di questo bel servizio che fai tra la comunità acquaviveschi, E insomma. ci piace assai, come piace a te stare con le mani lì e fare questi pasticci, queste cose buone. Io voglio sapere e sentire bene, ma come vi è venuto in mente di fare questo zainetto, di mettere la colomba all'interno, di personalizzarlo? Cioè, come nasce questa idea? Voglio capire No, bene. l'idea nasce dalla collaborazione, dallo spirito di collaborazione che dovremmo tutti quanti avere tra di noi. Perché Io sì. Antonella Patruno, ripeto, Filomania, quella, diciamo, quella sorta di merceria, insomma, è il diminutivo, chiamala merceria, che sta, diciamo, ad Acquaviva, voleva fare qualcosa insieme, ci siamo Allora, inventati ripeti il nome, Antonella Patruno, che è la proprietaria di Filomania. Filomania, quindi insieme avete messo in atto questa idea, quindi io vedo la colomba e vedo questo contenitore, questa borsa, questo Sì, zainetto. sono dei contenitori fatti interamente a mano e diamo la possibilità ai clienti che lo scelgono di scegliersi anche i tessuti con cui personalizzarli. Quindi quello mio che mi ha fatto a me, diciamo, da questo tessuto bianco e rosso, Sì. ma lo potremmo scegliere nell'azzurro, così accontentiamo te, lo possiamo scegliere grigio, c'è anche dei disegni dei bambini, insomma, Sì. è completamente personalizzabile. E lo stesso abbiamo fatto una sacca per contenere le uova di Pasqua, abbiamo fatto una borsa per la spesa, abbiamo fatto tre oggetti, ma non per l'oggetto in sé per sé, ma quanto per, diciamo, per abbracciarci, diciamo, in una sorta di abbraccio commerciale per poter magari far conoscere i prodotti di Antonella ai miei clienti e ai suoi clienti, i prodotti miei, insomma, è quello che dovrebbe essere la filosofia di noi imprenditori moderni. Visti i Sì. tempi che corrono, insomma, lo sai, queste sinergie fanno sempre, non dico comodo, perché non è una situazione di comodo, però sono queste reti commerciali che noi a volte stentiamo a far partire, perché guardiamo sempre il nostro piccolo orticello, non riusciamo mai a guardare un po' più lontano. Adesso non me ne voglio prendere i meriti, ci mancherebbe altro, però a me, insomma, chi mi conosce sa che sono sempre stato disponibile a tante cose, e per quello che sono veramente orgoglioso di questi prodotti che abbiamo fatto, anzi che ha fatto lei, insomma, perché sono veramente stati apprezzati un po' dappertutto in Italia. Eustachio, stiamo guardando insieme tutti noi le immagini, quindi vediamo il tessuto, vediamo appunto questo prodotto, però c'è questa colomba, Eustachio, che vuole vendetta, dicono dalle nostre parti, Eustachio. Ma guarda, regia, mi avete tolto la colomba proprio adesso che stavo per svenire, grazie. Ecco, dicevo. Vuole vendetta perché era tagliata, si vedeva quella colorazione, quella lievitazione perfetta, si sentiva il profumo fin qua di quella colomba. Come adesso vedo da parte tua questo zucchero messo al di sopra delle colombe. Ma a me succede quando faccio qualche attività, qualche pezzo, di pensare con l'altro cervelletto a qualche altra cosa. Non mi sconcentro, continuo a farlo. Ma tu, mentre fai mentre produci, pensi a qualcosa in particolare, o sei Sì, super concentrato? no, potrebbe essere, qualcuno potrebbe interpretarla male questa cosa, No, ma io ma dico. diciamo da quando mi sveglio a quando vado a dormire, Sì? almeno durante Natale e Pasqua, l'unico pensiero sono i lievitati, cioè per me in questo momento l'unico pensiero che ho, me ne voglia, non me ne voglia mia moglie e mio figlio, ma sono comunque veramente le
le colombe, parecchio un dedico un'attenzione veramente molto particolare. Perché se così non fosse, non riuscirei ad avere la qualità dei prodotti che comunque riesco ad ottenere. Non è un caso. Sì, da poco, Eustaco, abbiamo festeggiato la festa del papà, e poi c'è la festa della mamma, ci sono le diverse festività. E il figliolo quindi dedica un qualcosa al proprio papà, che può essere anche un sorriso, anche un disegnino. E il papà pasticcere, come c'è il cantautore che dedica la canzone alla propria compagna, al proprio figlio, al proprio papà, alla propria mamma, al pasticcere sapone, è mai successo di dedicare una colomba, una sua produzione a qualcuno caro? O non è il caso di abbinare alla colomba, non so, un affetto? Cosa succede? No, non l'ho mai fatto platealmente, però in cuor mio ogni creazione ha un senso, è stata sempre dedicata a qualcuno, è stata ispirata da qualcosa. Ecco, Eustachio. Non è una cosa che faccio platealmente, sì, tanto che comunque... Sì. Sì, sul posto del lavoro capita tra colleghi, almeno prima che non c'era, quando non c'era il Covid, ora la maggior parte tutto in smart working, di dire ma che non hai dormito bene, perché sai, arrivava al lavoro magari con un po' nervosetto o un po' nervosetta, e allora dico, se al pasticcere Eustachio, proprio quel giorno che deve preparare le colombe, si è alzato storto, come viene la colomba? Spiegaci, cosa fa? Mette le mani nell'acqua? Si va a fare un giro in piazza Vittorio Emanuele II? Che cosa fa? Che cosa fa? Vedete le mic? Dimmi, che cosa fa per no, fare... Purtroppo la colomba non ammette la colomba, cioè il lievitato in sé per sé, il lievito madre, non ammette nervosismi, né ammette scuse, e purtroppo gli errori vengono pagati buttando l'impasto. La minima disattenzione è fatale, non spaventate, ma purtroppo chi ha provato a farle in casa questi tipi di prodotti è veramente un equilibrio di tempi, di temperature, di pesi, è un qualcosa veramente complesso, non è un dolce qualunque, è un dolce molto complesso dove non ammette scuse. Nel momento in cui quel giorno stai così, perché capita anche a me, l'operatore ecologico che passa davanti alla pasticceria lo sa, perché quel giorno raccoglie 70-80 kg di impasto da buttare. Eustachio, noi arriviamo non solo le nostre onde, il nostro segnale si riceve non solo da quelle delle fonti, ma in Puglia, Basilicata e Calabria, quindi sì, come tu, quindi tu puoi ben... Sì? No, c'è la persona che segue la mia comunicazione, che è di Brindisi, sì. Mimmo Greco, insomma, che ci segue. Quando ci sei tu ci segue, certo. No, ha detto che comunque una televisione, insomma, che si riesce all'antenna, insomma, una telemarica fino a Brindisi, tranquillamente, sì. Ci vede benissimo. Sì, quindi... E allora ti volevo dire, Eustachio, quindi capirai bene che tu oggi, sì, stai parlando come Eustachio Sapone, le tue colombe, la tua produzione, ma noi parliamo a nome di tutti i pasticceri che soffrono come te il periodo durante il Covid, e quindi si sono dovuti riorganizzare, reinventarsi. Ora io dico, perché io cittadino, anziché prendere la colomba diciamo commerciale, devo andare dal pasticcere, che possa essere Eustachio, possa essere a Brindisi, a Bari, dovunque si trovi, insomma. Perché devo preferire la colomba artigianale? Vabbè, fondamentalmente sono due cose diverse, hanno la stessa forma, lo stesso nome, ma sono due cose diverse. Dietro una colomba, non parlo di ingredienti, perché altrimenti dovremmo stare qui mezz'ora, insomma, a raccontare le differenze, diciamo, a livello di ingredienti, differenti a livello organolettico, sensoriali, però vi posso dire che dietro una colomba comprata da un artigiano c'è la passione, ci sono anni e anni di impegno, di sacrifici, insomma, anni, ore di lavoro passate per fare quel prodotto, diciamo, c'è una questione proprio di passione dietro quel prodotto là. A livello, diciamo, organolettico, a livello, diciamo, come ingredientistico, non ne parliamo, sono due prodotti completamente differenti, simili solo nella forma. Okay. Però chi ha assaggiato la colomba artigianale
ritorna. Mia o quella di qualsiasi collega, non ritornerà mai più indietro, difficilmente riuscirà a mangiare una colomba industriale, perché sono due prodotti veramente diversi. Non a caso hanno dei costi diversi, perché alla fine il costo di un prodotto lo fa la materia prima con cui lo impasti, quindi se all'interno ci metti la materia prima costosa, per forza di cosa il prodotto che viene fuori deve essere un prodotto costoso. No, perché sai, qualcuno potrebbe pensare come costa in più, e quindi vuol dire che ci stanno facendo la magagna, insomma, ci stanno guadagnando di più. Invece è proprio la qualità e la preparazione, il tipo di prodotto che è completamente diverso. Tant'è che questa colomba che noi vediamo in preparazione oggi, quando la potremo assaggiare? Sarà quindi pronta per gli avventori? No, le colombe noi le esponiamo ogni giorno, già 15 giorni. Oh. È un prodotto che non contiene conservanti, quindi ha una vita lunga. A questo volevo arrivare, appunto, non contiene conservanti. Ecco. Non ha una vita lunga, quindi insomma, comunque si deve consumare nel più breve tempo possibile. Ma allo stesso tempo è un prodotto che, mangiato fresco, ha il suo perché, insomma, è un'esperienza, ripeto, chi ha mangiato un lievitato sa di che cosa sto parlando, perché ritrovi il gusto del burro, la sofficità dell'impasto, la vaniglia avvolgente, insomma, che ti inebria tutto il palato, insomma, sono delle caratteristiche che un prodotto artigianale dovrebbe avere. Io dico sempre ai miei clienti, insomma, agli amici, quando ho tagliato la colomba, la prima cosa da fare è sentire se c'è un profumo, perché se non c'è un profumo, o che sia artigianale o che sia industriale, è un prodotto che non ha senso. Cioè il primo senso che deve essere, diciamo, sollecitato deve essere il naso, prima di assaggiarla, a prescindere che deve essere bella esteticamente, quello è un dato, è scontato, però diciamo che a livello proprio sensoriale il naso deve avere la sua parte, è anche importante. Ecco, dopodiché, insomma, poi c'è il gusto, sì, che completerà l'opera, però sì, il naso deve essere solleticato. Sì, Eustachio, noi ci dobbiamo far venire qualche idea adesso, vediamo un po', vorrei però da parte tua un pensiero a tutti i tuoi colleghi, insomma, come se foste collegati in videoconferenza, e dovessi dire qualcosa alla categoria, ai tuoi colleghi, ai tuoi amici, insomma, che cosa ti senti di dire a tutti loro? Io più che un pensiero ai miei colleghi, perché sì, devo essere sincero, insomma, stiamo lavoricchiando un po' tutti, almeno tutti i pasticceri si sta lavorando, ci siamo sentiti, stiamo lavorando, quindi non sicuramente non come gli altri anni, ma stiamo lavorando, cioè non è inutile, sì, diciamo, nasconderci. Però purtroppo c'è chi non arriva a fine mese, ecco. Sì, specialmente la categoria dei ristoratori. Io, se devo esprimere un mio pensiero, sono molto vicino alla categoria dei ristoratori, che sono quelli che invece hanno il ristoratore e tutta l'indotto, cioè quindi i camerieri, i cuochi, tutta questa gente qua, che purtroppo sono veramente mesi in cui, insomma, non è stato semplice, non è ancora semplice. E la cosa più brutta, insomma, che non riusciamo a vedere la fine di questo tunnel, un po' per colpa anche nostra, loro ci hanno gestito male a livello nazionale, però anche noi non è che siamo stati più di tanto disciplinati a tal punto da, insomma, arginare questi contagi. Certo. Però diciamo, i ristoratori sono forse la categoria che sta pagando a caro prezzo questo problema del virus. È tutto l'indotto. Pensiamo a quanta produzione di vino e a tanti altri prodotti che purtroppo soffrono del vedere la ristorazione chiusa, e quindi di non poter utilizzare quanto sulla tavola si dovrebbe invece, e se negli anni scorsi, potuto assaggiare e gustare. Quindi grazie, grazie Eustachio, e a tutto il tuo staff, a tutti i tuoi collaboratori, e quindi ci aggiorniamo ad una prossima occasione. Non so se riusciremo a farlo prima di Pasqua, ci farebbe piacere se riuscissimo, anche se per pochi minuti. Intanto complimenti,
tanti saluti a tutti voi e anche un abbraccio ad Antonella, hai detto, vero? Sì, Antonella Patruno di Filomania. Benissimo, solo che non è giusto adesso che Antonella non sia stata collegata. La prossima volta ci faremo carico anche di questo, se vorrà partecipare anche lei. Grazie Eustachio, buon E proseguimento di grazie giornata, buona attività, grazie. a te. Grazie e buongiorno a tutti. Grazie, grazie tante. Grazie.